Ci troviamo a Villa Giovanelli Colonna, costruita intorno alla fine del 600, anno in cui i Giovanelli ottennero dalla Repubblica di Venezia il titolo di Patrizi Veneti, come corrispettivo della donazione di 100.000 ducati per sostenere le spese della guerra contro i turchi. Tra tradizione, storia e cultura iniziano le indagini del commissario Saligari, richiamato su questi sterrati dal nome evocativo di questo itinerario. Seguiamolo sulle orme del Santo. Come nei migliori romanzi gialli di Agatha Christie, una villa e un fiume. Villa Giovanelli, la particolarità, acquistata per 100.000 ducati per sostenere la guerra contro i turchi. Partirò da qui, nel mio racconto, percorrendo la ciclabile direzione Padova. Siamo nell'ambito del progetto Terre Nobili e Gravel in the Land of Venice, che ha tracciato 80 percorsi partendo dalla Marca Trevigiana per poi proseguire su tutti i territori provinciali. Incontriamo un esperto a farci luce su questo e altri casi. Ben ritrovato, Massimo. Ciao, Marco. Fai parte ancora delle mie indagini anche oggi e mi porti a scoprire Padova e il Colli Euganei. Quindi io sono pronto, tu lo sei già da... lo sei sempre stato. Ti stavo aspettando. Direi che possiamo partire. Andiamo. Massimo, oggi cosa ci fai scoprire? Oggi siamo in provincia di Padova, nello specifico all'interno del parco regionale dei Colli Euganei. I Colli Euganei sono una formazione collinare di origine vulcanica, quindi è datata nella nostra storia indubbiamente, e adesso si è trasformato anche in un parco dedicato al ciclismo. E quanto sterrato c'è in questa zona? Molto, devo dire molto, perché anche le amministrazioni hanno fatto una grande opera di congiunzione delle varie strade già esistenti, creando vari anelli ciclabili. Le ruote da gravel possono essere da 700 o da 650. Più comunemente usate quelle da 700, ma laddove serve reattività e i percorsi tortuosi, consiglio la 650. Il mio interrogatorio continua: da quanto fai la gravel? Perché è un interrogatorio sostanzialmente. Lo so, commissario, lo so che sono sotto interrogatorio, quindi devo stare attento anche a come rispondo. Guarda, fondamentalmente la gravel per me non è una disciplina, ma è una filosofia. Il dato certo è che tantissima gente si sta spostando su questo target e ha imparato a pedalare in sicurezza, ma soprattutto guardando il territorio sotto un'altra prospettiva. Ricapitolando, questo è un cammino che può durare dei giorni. Qui siamo proprio anche sul cammino di Sant'Antonio. Sant'Antonio dicono che sia il santo più famoso al mondo. L'invito è proprio di percorrerlo non solo a piedi come i classici cammini, ma percorrerlo anche in bicicletta. Il progetto Terre Nobili è proprio un ciclo viaggio evento per conoscere e vivere il territorio. Non esiste un dress code preciso per la gravel. Nella parte inferiore si può utilizzare quello da mountain bike e nella parte superiore quello da strada. Mio consiglio: usate abbigliamento confortevole. Devo dire la verità, sto scoprendo un mondo che, oltre ad essere affascinante, mi piace tantissimo, perché strizza l'occhio alla sicurezza. Sempre il casco allacciato, mano sui freni, sul manubrio, come tu sempre ricordi, perché comunque le sconnessioni sono comunque sempre motivo di pericolo anche sulle strade sterrate.
altro caso risolto per il commissario che prosegue il suo viaggio in gravel alla scoperta di nuovi itinerari su sentieri sterrati, rincorrendo panorami stupendi. Altre delittuose bellezze sono ancora da scoprire col fiume che scorre placido al fianco del nostro viaggio, questa volta in territorio padovano.